Gli sviluppi del rapporto tra Elia Fongaro e Jane Alexander dopo la loro uscita dal Grande Fratello VIP continuano a incuriosire i fan del programma. Il sentimento nato all'interno della casa sarebbe ancora vivo a detta di Martina Amdi, che aveva parlato dell'amica durante la sua partecipazione a Ultime dalla casa di Emanuela Gentilin. La stessa Jane a Mattino 5 aveva difeso a spada tratta l'amico, lasciando intendere che la loro frequentazione era ancora in atto dopo l'addio dal reality show. Ben diversa, invece, è l'opinione di Francesco Mogol sulla coppia, sempre che così possa essere definita. All'interno del programma condotto da Emanuela Gentilin, l'opinionista ha confermato che Jane ha lasciato l'appartamento che condivideva con l'ex fidanzato Gianmarco e che sarebbe ora alla ricerca di nuova stabilità. Eppure, i sentimenti che lei sembra provare davvero per l'ex velino potrebbero non essere completamente ricambiati. Le parole di Francesco Mogol. Francesco Mogol è ben informato sulla nuova vita di Jane Alexander ed Elia Fongaro dopo l'addio al Grande Fratello VIP. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha così precisato: sta cercando casa, non ha la casa perché non vive più con il suo ex fidanzato Gianmarco. In questo momento mi pare di aver capito che sta dormendo con il padre di suo figlio. Quindi che ne sappiamo, magari rinasce addirittura un nucleo familiare nuovo. Per quanto riguarda invece la frequentazione con Elia Fongaro, Mogol ha richiamato alla mente il sospetto che l'ex velino abbia sempre portato avanti una strategia. Ha tuttavia precisato che, a suo dire, l'attrice non ha mai preso coscienza del comportamento di Fongaro. Ecco perché lo stesso opinionista l'ha messa in guardia anche se per ora lei non sembra avere ascoltato i suoi consigli. Così ha spiegato a Ultime dalla casa, le parole dette a Jane a Mattino 5. Incredibilmente continuava a difendere Elia dicendo: no, non è vero che Elia ha fatto strategie, ti sbagli. Si girava, mi guardava, continuava a ribattere e io le ho detto: guarda che secondo me hai un po' una nebbia perché sei molto innamorata di Elia e non riesci a vedere la realtà dei fatti. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.